E bentornati, incredibile, nel 12° episodio di Elden Ring Shadow of the Erdtree. È passato più o meno un quarto d'ora rispetto alla registrazione del video precedente, dove ho farmato i minerali incredibili. Tra l'altro, piccola chicca, le boccette di veleno salgono fino al più 9, quindi usano l'altra tipologia di pietre incredibili, non usano le stesse pietre di quelle di fuoco. Non puoi dargli abilità incredibili. È aumentato di 1, da 68 a 69, e ho scoperto che scalano su arcano. Ecco pure perché secondo me non faranno tanto male, perché noi arcana abbiamo solo 20. Però voglio testarle incredibili. Per il resto, ragazzi, avevo detto nell'altro episodio che ci saremmo addentrati con molta paura. Avete visto, ragazzi, che mi si è spenta di colpo la luce? E rieccomi qua, incredibile. Ho spento le luci, mi vedrete un pochino più nell'oscurità pazzesca e assurda. Ragazzi, ma ci sta, dai! Così siamo un pochino più nell'atmosfera della caverna. Allora, Sus è qui con noi e, come vi stavo dicendo poco fa, è molto preoccupato, ragazzi, perché questa caverna, Sus, ci porterà probabilmente al boss draconico pazzesco che è a livello di Placidusax, ragazzi, quindi ho molta paura per Sus. Però Sus è anche forte e, secondo me, con veleno e marcescenza ce la potremo cavare. Le mie ultime parole famose. Primo nemico della caverna, ma lanciamogli una lancia tanto per... Ah, beh, ragazzi, questo sì che è incoraggiante, non gli abbiamo fatto un cazzo. Per un attimo pensavo fossero a livello dei nemici di Farumazula, che quelli li facevo parecchio male con la lancia Sus. Mamma mia, ragazzi, ma che mi stai dicendo? Allora, è il momento di provare il veleno, ragazzi. Cioè, il veleno contro delle creature scheletriche. 1, 2, 3, 4. No, mi sa che non si possono avvelenare. L'altra volta avevo portato sopra le armi di fuoco e siamo andati in un posto dove c'era il fuoco. Adesso ho portato su le armi di veleno e ci sono nemici immuni al veleno. Mi sembra assolutamente tutto canon, ragazzi. Tra l'altro non si possono neanche stannare. Spicy. Cioè, questo è il primo nemico della grotta e fa questo danno. Serio? Ah, gli possiamo fare backstab. Ok, ok, meno male. Ok. Sì, questi sono gli stessi nemici di Farumazula, però nettamente più forti. Ah, l'ho visto, eh? Che simpatico che sei, eh? Ma sei molto simpatico. Ragazzi, mi rodo un pochino che ho portato su delle armi di veleno e non le possiamo vedere in questo episodio, perché, appunto, come vi dicevo poco fa, questi cosi sono immuni al veleno, giustamente, sono scheletri. Non so come immaginarmi un drago di magma, ragazzi. Cioè, mi vengono in mente quelli dell'interregno che erano forti. Quello è un mega ciotolone di sangue dragonico. Ok, lì ce n'è uno di quelli grossi. Vabbè, attiriamo la sua attenzione. No, danno una resistenza al fulmine che è imbarazzante. No, non ce coglio, vedi. Vabbè, con calma, ragazzi. Ok. Bene. E poi aveva detto la descrizione che questo drago ruggiva. Ancora non ha ruggito, eh. Ecco, appena l'ho detto ho sentito un suono sus. Forza, amico, dai, un altro saltino. Ok. Molto bene. Quello è un altro di quelli grossi. Era una weapon art quella? Oh, no, mi sa che non era una weapon art, era un colpo sus che sembrava una weapon art. Ok. Ok. Va bene. Mostra coraggio, non avere paura. Ah, 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 il motto di sus. Ok, torniamo sopra. Ah no, questo è normale però, aspetta. Amici, questo tocca lanciare delle marcescenze grosse quanto un palazzo, perché qui... Qui, ragazzi, è dura, eh? Ragazzi, quanto danno farà sto boss se mi becca? Vado ad attaccare. Ora. Ok, marcescenza gliel'abbiamo data. È il momento di provare il veleno. Meno male che non puoi
entrare, ragazzi, almeno quello. Si sta arrabbiando, ragazzi, in una maniera indecorosa. Niente, ragazzi, così. Non penso che la marcescenza riesca a eliminarmelo tutto, ragazzi, eh. Avrà un quantitativo di HP che è imbarazzante. E non è ancora andato in fase 2 quando si mette in piedi. Volevo colpirlo un po' col veleno, però niente. Ok, gli abbiamo messo il veleno con i dardini. Con calma, ragazzi. Non vai in fase 2? Niente, ragazzi, non vai in fase 2. Tra l'altro mi fa queste pozzette di magma susso che non lo posso neanche colpire, no? Ecco, un colpetto gliel'ho dato. Con calma, riavveleniamolo. Quasi morto, ragazzi, ci siamo quasi, eh. Non dico che ci ho messo un quarto d'ora, ma quasi. Oh, ci siamo riusciti. Vabbè, pochissime anime mi ha dato, eh. Vabbè, ok. Che era un cucciolo, che non mi ha dato tante anime. Ma andiamo a vedere sto coraggio. Gli avevo pensato che quell'altare fosse nel vuoto, e il coraggio era camminare un po' come le torri dei maghi. Ce ne stava una che dovevi fare il percorso invisibile, no? L'altro consiglio era quello del punto debole dei golem, nel sederino. Ah, no, allora ci ho preso. Ah, proprio così? Ah, beh. Ragazzi, boss fight. Tanto per ridere, perché non possiamo neanche evocare Tiche. Vabbè, dai, ci sta. Povero Sus, sta per affrontare, mi sa, una minaccia veramente assurda. Però vabbè, dai, Sus l'ha sconfitto di draghi incredibili. Quindi secondo me bisogna credere nel cuore del vostro Sus e vedrete che Sus eliminerà questo nemico formidabile. Anche se questo primo tentativo sarà fallimentare e senza mana non può evocare neanche Tiche. Quindi vabbè, Sus ci saluta. Però almeno vediamo come ha fatto sto Bailey incredibile. Forza, Sus! Avete sentito Sus, ragazzi. Allora, beviamoci questa. Ok, uomo drago antico. Vabbè. Che poi è identico a quello che abbiamo affrontato fuori, ma antico. Vabbè. Ok. Mi puzza che è solo così, capito? Vabbè. È backstabbabile? Secondo me sì. Lo so che posso evocare Tiga tesoro, ma... Vabbè. Sì, è identico a quell'altro, però più figo. C'ho una marea di HP, eh. Ok, ah, dà pure sanguinamento, beh, mi pare giusto. Proviamo un attimo a combattere. Ah, beh, quello non me l'aspettavo, fratellino, eh. Quello proprio non me l'aspettavo. Bella spada, comunque. Dai, usa il potere draconico. Che simpatico. Vabbè, ci sta, ragazzi. Questo è il karma per tutte le volte che ho abusato io del potere draconico. Quindi ci sta. Beh, che dire. Danni importanti. Vabbè, almeno lo vediamo un attimo, ragazzi, prima di purgare questa creatura sussa. Beve pure, ah ok, vabbè, forse allora sia una boss fight vera. Gli facciamo pochissimo danno, quindi. Dai, dai, proviamoci, dai. Ah, che peccato, io volevo far backstab. Ok. Backstab di nuovo. Peccato, io volevo fare un backstab. Vabbè, ce lo siamo goduto, dai. È immune alla runa della morte? Dai, carina questa cosa. Carina fino a un certo punto.
Facciamo i backstab alla grande, dai. Sarà immune la marcescenza pure? Vediamo un po'. No, la marcescenza non credo. Ok, no, non è immune alla marcescenza. Ok. Come vedete, Tigre, ragazzi, i danni li prende, eh? Comincia a prendere. Ah no, lo prende la ruota della morte. Scusami, ma perché prima sembrava non l'avesse presa? Vabbè. E beh, ragazzone, adesso soffri, eh. Ecco fatto. Ciao amico, colpo in salto incredibile. Ecco fatto. Ciao caro. Katana gigante da cacciadraghi, fighissimo. 130.000 anime. Katana gigante con schegge di breccia sulla lama brandita dall'uomo drago antico della Fossa del Drago. Possiede effetti antidrago. Un tempo guerriero della comunità dragonica, l'uomo drago antico stabiliva chi fosse degno di divorare il terribile. Ah, 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 ah. Lui è il guardiano del terribile. Pendente squarciadraghi, abilità nata per la caccia ai draghi. Ammanta l'armamento di un'ara di breccia, quindi sfera un poderoso colpo in salto. Causa pure sanguinamento. Wow. Lentissima. Ok, ha lo stesso moveset, mi sa, di quell'altra. Sì, ha lo stesso moveset della katana grande. Ah, non gli rimane il buff. Vabbè, non male. Allora, amici, mi conoscete. Adesso saliremo al 170. Vado da Mog, farmo 30.000 anime al volo e ci rivediamo qui tra 2 minuti. A tra poco. Ragazzi, e rieccoci qua, incredibile. Ho fatto un livellino, siamo a livello 170. Incredibile, 50 vitalità, 50 destrezza. Adesso cominceremo a portare su probabilmente tempra o vitalità o di nuovo destrezza, sus. Non lo so, poi magari questo affare non porta al drago sus, però se questo tizio controllava che era degno di vedere il terribile, come dire, mi fa pensare che questo affare continua. Infatti c'è una bellissima grazia. Meno male, oserei dire. Vabbè, non sono andato a vedere se con il cuore di quel drago di prima mi ha sbloccato incantesimi nuovi, però in realtà no, è inutile, perché quando eravamo andati a vederlo, dopo aver sconfitto il drago della fiamma nera, non ci aveva dato nessun incantesimo, quindi probabilmente ci sarà una chiesa draconica qua sus, quindi ok. Qualcosa mi dice che il drago è là dentro, come diceva quel tizio, base del picco frastagliato. Mamma mia che bel posto, ragazzi. Ah, mo lo comincio a sentire il drago, Ah, siamo proprio scesi, vedi? Quindi il picco è accanto al cadavere di quella viverna gigante. Ha tutto senso. Bale, o terrore incarnato, ci incontriamo di nuovo. Ah, ma questo è il tizio che voleva affrontare il drago. Ce l'ha proprio a morte con questo drago. Potremmo tornare a parlare con lui, che dite? Oppure non c'è più adesso? No, non c'è più. Scusate, faccio sta cosa al volo, mi è venuta una curiosità. Tanto abbiamo la grazia. No, non c'è più, ragazzi, vedete? Quindi ci sta seguendo lui, tra virgolette. Oppure è tornato da lui nonostante la ferita. Ma è un boss drago pure questo o è un nemico normale? Come ti chiami? Drago del picco frastagliato. Vabbè, proprio comune, vabbè. Beh, già a questo gli facciamo più danno, eh. Ok, beviamo un attimo. Wow, ragazzi, questo sì che è danno, eh. Ah, aspetta, 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 ok, non è proprio un draghetto banale, ok, ok, ho capito. Sì, ma li hanno velocizzati, vedi? Da una parte... Wow. Ok. Ok, l'ho sottovalutato tantissimo, va bene, va bene. Sono una grande idea, tra i migliori draghi mai messi in un Souls, quelli di Elden Ring. Però poi hanno detto, dobbiamo renderli ancora più spicy. Come possiamo renderli ancora più spicy? Velocizziamoli ancora di più. Mi sa che non arriveremo a Bale oggi, ragazzi, ve lo dico, eh. Però il lato positivo è che elimineremo un sacco di draghetti sus. Ok, se l'è presa? Marcescenza? No. Sì, mi sa che se l'è presa. Ok.
No, non se l'è presa la marcescenza, cavolo. Ora se l'è presa. Bene. È il momento di vedere se si può avvelenare. Via, 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 via. Con calma. Drago del picco frastagliato. Peccato, era una buona idea. Dica, ti devi avvicinare, tesoro. Dai, 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 dai. Ok, mo fa questo. Adesso fa la carica. Fa la carica. Via. Ok. Mi sa che mi ha ammazzato Tigre. Eh sì. Ok. Non male. 90.000 anime. Carne di scaglia di drago e cuore di drago. Carne ancora calda recisa da sotto le scaglie invertite che si sviluppano sui draghi anziani. Se consumata al naturale incrementa brevemente vitalità, vigore, forza e destrezza, ma consuma gradualmente punti vita. Wow! Per i guerrieri draconici non esiste liquore più inebriante il calore di un drago. Fighissima come cosa. Andiamo prima da quest'altro, eh? Tanto per vedere. Da questa parte dove vado? Vado addirittura verso sud. Comunque lo stavo rileggendo un attimo fa. Il foglio che ci abbiamo trovato qualche episodio fa, che io dicevo del monaco, c'è disegnato un monaco. La via del guerriero non è che è questo tizio sus che vuole sfidare il drago. Tipo... Basta quanto sono duri. Ok. Ah, quello evoca pure le cose, mi pare giusto. Eccolo qua. Basta direi, eh. Sì, lo so, ce n'è uno che mi sta lanciando le frecce da qualche parte. Ah, dietro. Che droppano. Giustamente. Ecco qua. Pure questo è andato. Vabbè, sono curioso a sto punto, ragazzi, perché dall'altra parte 99 su 100 andiamo verso il boss. Quindi, senza volere, ho beccato la strada che ci porta da un'altra parte. Eh sì, vedi, qua c'è il cadavere del drago, mamma che impressione l'occhio. La chiesa dragonica 2.0 è letteralmente un drago morto gigante. Wow, ragazzi. Questo DLC è sorprendente. Ricettario di Egon. Appunti sulle tecniche di creazione stile da un guerriero che sfidò il perfido drago Bale uscendo gravemente ferito e terrorizzato. Descrivono in che modo un mortale può uccidere un potente drago. Grasso da comune dragonica, arpione da comune dragonica. Stanno creando un hype nei confronti di questo boss dragonico che mamma mia. Grande altare della comune dragonica, ragazzi. Finiremo l'episodio così. Ma ciao? Ma quanti NPC ci sono? È una donna, però dei combattenti. Insomma, di inebriarti nell'essenza di un drago, dal cuore pulsante del drago più antico e più turpe. Nella forma più pura di comunione. La totale sazietà della fame. Il tuo compiamento nell'assolutezza del drago. Divora essenza draconica o non accettare? Chissà se non accettarla mi fa cambiare qualche missione, però io l'accetto, ragazzi. Sus in fondo ha sempre usato gli incantesimi draconici, quindi diventare un drago Sus è letteralmente il sogno di Sus, quindi divora essenza draconica. Vai. Ora cerca il picco frastagliato. È lì che attende Bale, il più antico e turpe tra i draghi. Combattente che la terra vincola, paga il tuo desiderio, abbatti l'empia belva, divora il suo cuore pulsante.
ti conferirò la forza necessaria nel nome del mio signore Placidus Ax. Yo, ragazzi, lore. Non sto facendo niente, sto facendo tutto da solo. Benedizione del drago antico. Favore concesso dalla sacerdotessa della comunione draconica in nome del lore draconico Placidus Ax. Meno male che non sa che l'abbiamo ammazzato. Consuma PA per incrementare tutte le resistenze ai danni. Ragazzi, ma quanto è forte sto Bale? Scusatemi. Inoltre aumenta ulteriormente la resistenza ai danni in difesa, ragazzi. Ogni notte la sacerdotessa offre il proprio sonno al Signore, ricevendone in cambio la sua benevolenza. Chiedi di Bale. Nei recessi del tempo Bale si ribellò al Lord Draconico. Quel vile traditore assalì il nostro Signore infliggendo un'orrenda ferita per poi battere il ritirato. Lui che gli ha tagliato la testa. Wow, divenendo così nostro nemico giurato. Quindi questo drago pure è morto in nome di Bale? Combattente che la terra vincola, il mio signore Placido vi ha mostrato la via. Cerca la comunione, sazia il tuo immenso appetito. Lascia pervadere il tuo fragile corpo dall'essenza di un drago. Percepisci nell'euforia. Wow. E allora qui ci saranno gli incantesimi nuovi? Esamina altare. Respiro di fiamma spettrale. Tramuta l'esecutore in un drago che emette un soffio di fiamme spettrale. La carica estende la dote della magia. La terra dei sepolcri spiritici accoglie i defunti di ogni provenienza, inclusi i cadaveri di draghi abbattuti. Comunione con Bale. Questo solo se gli diamo il cuore del drago che dobbiamo ancora sconfiggere. Ragazzi, sono due incantesimi, uno da 49 arcano e uno da 53. Uno degli incantesimi supremi della comunione draconica invoca lo spaventoso potere di Bale il Terribile. Evoca la forma del terribile drago che emette un soffio di fuoco accompagnato da un potente ruggito, causando violente eruzioni di fuoco nell'area. Anche dopo essere stato consumato, il cuore pulsante di Bale rifiuta di sottomettersi, forte come non mai. Un giorno ridurrà in cenere il corpo e l'anima di chi l'ha divorato per entrarvi in comunione, una fine inevitabile. Wow. Uno degli incantesimi supremi, ok, crea una rappresentazione del terribile drago sul braccio destro e colpisce i nemici con la sua ala troncata ammantata di fuoco folgorante. Ma quel tizio che abbiamo incontrato qua, lo troveremo che sta ritornando a affrontare Bale? Dopo la sonora sconfitta che ha preso? Ragazzi, io direi di concludere l'episodio provando questo incantesimo. Andiamo sempre dai nostri amici soldatini qua. Mi posso levare il soffio draconico di ghiaccio a sto punto, perché questo fa ghiaccio e fa pure più danno, quindi mi sa che è ora di levarlo quello. Posso dire una cosa? Che cosa, Sus? Ma soltanto io trovo super attraente quella sacerdotessa draconica, Sus. Ho capito che devi fare il tuo arm, ma lasciami qualcosa pure a me, te le prendi tutte e due le gnagne. L'avete vista com'è possente e draconica, Sus? Mamma mia, ragazzi, super waifu assurda. E nel prossimo episodio, Sus probabilmente affronterà la sfida più difficile di tutto il DLC per adesso, cioè affrontare Bale, il drago cornuto, Sus. Che come dice il detto, drago cornuto va KO subito, damn. Vai, Sus, incredibile. Prossimo episodio affronteremo il drago antico Bale e godremo o soffriremo tantissimo, ragazzi. Non vedo l'ora, non lo registro oggi, ragazzi, perché devo fare altri video incredibili. Prossima volta che vengo qua, probabilmente uccideremo un drago antico veramente, Sus. Che cosa con voi e ci vediamo al prossimo episodio.